Benvenuti nell'episodio numero 35 della carriera allenatore con il Palermo su FC24. Benvenuti in un video importantissimo perché oggi ci giochiamo tutto. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera e vi ricordo che tutte le sere alle ore 19 avete un nuovo video da guardare. Detto questo non perdiamo tempo perché, come ho detto prima, ci giochiamo ogni cosa. Questa è la classifica, siamo in testa con 5 punti di vantaggio sulla Roma seconda. E abbiamo le ultime partite della stagione. Partiamo con il Cagliari, poi abbiamo il Porto in Europa League, quarti di finale di ritorno, l'Inter in campionato, l'Inter in semifinale di Coppa Italia e se tutto va bene oggi giochiamo anche la partita al Franchi contro la Fiorentina. L'obiettivo che abbiamo è quello di chiudere il campionato il prima possibile perché se passiamo il turno in Europa League e anche in Coppa Italia, qui nel mese di maggio abbiamo delle partite importantissime che non possiamo fallire, non possiamo sbagliare. Di conseguenza sarebbe per noi un grosso vantaggio poter ci concentrare solo su quelle partite, rendendo tra virgolette inutili le ultime tre di campionato. Questo è l'obiettivo, vincere il campionato contro la Fiorentina. Questa qui è la squadra, 86 di forma fisica, 87 di lucidità. Partiamo subito con il Cagliari che si trova al 18° posto con 26 punti. Sulla carta non c'è partita, ma sapete che su questo gioco, ma anche nella vita reale, non bisogna sottovalutare nessuna squadra. Andiamo dentro quindi per la prima partita di oggi. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, le squadre sono in campo, Cagliari-Palermo, si parte, massima concentrazione. Victor Barberà allarga dall'altro lato, perfetto tocco per Ildiz che può volare davanti alla porta, uno contro uno, non lo prende nessuno, Ildiz destro secco e rete subito, segna Ildiz, 1-0 dopo 7 minuti. Siamo riusciti a bucare la difesa di questo Cagliari che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace contribuire forse alla loro retrocessione, ma noi non possiamo guardare in faccia a nessuno, 23 gol in 33 partite per Ildiz. Ottimo recupero palla di Oristanio che può volare, occhio al secondo palo perché c'è il Ildiz di testa. No, porca miseria, era bellissimo. Stiamo un po' giocando con il fuoco, signori, questa partita va chiusa il prima possibile. Attenzione al cross, mamma mia Sebastiano, sei un pazzo, perché sei uscito così con il pugno? Giusto per ripartire in contropiede veloce. Allora sei un grande. Attenzione qui, Nunes allagata dall'altro lato per Oristanio, in mezzo non c'è nessuno, occhio dentro bassa, è perfetta per Barberà, sinistro se correte, Victor Barberà, 2-0 Palermo. Cagliari non difende, cioè ci credo che stanno andando in Serie B, non c'è difesa, non c'è, hanno la difesa a 2, guardate. Cioè non sto scherzando, guardate il modulo. Praticamente hanno solo due difensori centrali, poi i terzini fanno gli esterni. Stanno utilizzando il 2-4-4. Vi ricordate la carriera con il Boca? Oddio, questa è solo per i fedelissimi, sono passati forse 3 anni, 4 anni. Attenzione qua, Barbera allaga dal lato per Ildiz che può metterla dentro, passa Oristanio, sinistro, rete, capo tecnico, 3-0 al 42esimo. Ne possiamo quindi approfittare per fare dei cambi, possiamo togliere Ildiz e mettere Luna, togliere anche Nunes e mettere Saric, fuori Oristanio dentro Ibrahim, fuori anche Coppola che sta crescendo, un 79 dentro Aquilina, fuori Buttaro dentro Black Moon, posso togliere anche un terzino, mi sa di no perché ho finito i cambi. Allora va bene così, distrutto il Cagliari in 43 minuti, era quello che volevo, era la partenza che cercavo. Andiamo direttamente al risultato, finisce 4-0, segna anche Felix, non c'è stata mai partita. Comunque stavo dicendo prima, la carriera con il Boca è una carriera che ho fatto tantissimi anni fa su questo canale ovviamente, e in quella carriera noi abbiamo utilizzato il 2-4-4 perché era il modulo che utilizzava il Barcellona di Koeman e quindi io ho copiato diciamo il suo modulo e abbiamo fatto una carriera intera giocando con il 2-4-4. Follia ragazzi, follia. Comunque prossima partita contro il Porto, possiamo prendere come punto di riferimento il nostro Victor Barberà, possiamo fare un programma equilibrato, poi abbiamo Felix e Raskin che purtroppo non riescono e secondo me ce la fanno a recuperare, dai lasciamo tutto equilibrato, secondo me ce la fanno. La classifica del campionato la guardiamo dopo, adesso voglio focalizzarmi su questa sfida contro il Porto. All'andata siamo riusciti a vincere 2-0, questo vuol dire che ci manca un solo gol per ottenere il capo tecnico ed è proprio quello a cui noi andiamo. Andiamo dentro quindi per sfidare il Porto in trasferta e per ovviamente accedere alle semifinali di questa competizione importante. Andiamo. Tutto pronto, ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo, Porto Palermo, cerchiamo di fare il gol il prima possibile perché se diamo poi fiducia al Porto in questo stadio molto caldo finisce male, potrebbe finire male. Ecco, Nunes filtrante buono per Victor Barberà che allarga dall'altro lato per Coppola, dentro bassa, ok perfetta per Felix dentro, ok scarico ancora destro sinistro, incredibile super parata di Claudio, ci ho provato, sono un po', non lo so, un po' casuale forse perché è stato un po' tutto a caso effettivamente. Volevo fare questo, sì, però non esattamente. Attenzione qui perché il Porto riesce ad allontanare via, ma ci siamo ancora noi con Buttaro che si gira. Scarico dentro buono per Raskin, cerchiamo di uscire da questa morsa. Avversario a destro secco, tiro ribattuto, punizione, attenzione, si sta
stanno, oddio che sta accadendo, Oristano dentro per Yıldız che se la mette sul sinistro, potrebbe calciare, lo fa, e c'è ancora la parata di Claudio. Se capito niente ragazzi, lì tipo almeno 8 falli ho visto in quell'azione. Attenzione qui al retropassaggio, ma la blocca portiere del Porto. Siamo partiti molto bene però. Hansen, ottimo pallone recuperato anche Hansen, signori, mamma mia, terzino veramente importante, barderà filtrante. Attenzione qui, siamo fortunati con Yıldız che si gira, panaga dall'altro lato, pietra in subito dentro per Oristano che andrà dalla porta. Oristano prima se la mette sul sinistro, l'ho trollato io. Ho sbagliato perché volevo andare sul sinistro, perché è il piede buono di Oristano. Colpo di testa, non ci arriva nessuno dei nostri. Siamo ancora noi però con Nunes che la mette giù, occhio al fuorigioco qui, Oristano se la mette sul sinistro, non può calciare, tocco per Raskin che ha un ottimo mancino, ci prova e c'è ancora la parata di Claudio. Sarà calcio d'angolo? No, perché il Porto la salva. Stiamo giocando un po' con il fuoco, bisogna stare attenti perché il Porto se fa un gol la riapre completamente. Attenzione qui, colpo di tacco. Nico, Pepe, Navarro, tanto possesso palla in questi ultimi minuti, non riesco a prenderla e neanche in due ce la facciamo. Romario, niente, questa palla è incollata al piede destro secco, pallone parato da Sebastiano, bravo. Fa sentire però anche il Porto che è vivo, abbiamo bisogno solo di un gol. Yıldız si gira alla grande, mamma mia quanto è cresciuto Yıldız rispetto alla prima stagione. Barberà dentro basso e buona per Nunes davanti alla porta. Nunes calcia con il sinistro e c'è il tiro centrale. Attenzione al Porto qui con Galeno, mamma mia, buttano, che intervento difensivo, poi evitiamo anche il dai, potevi prenderla. Siamo migliorati comunque tantissimo nella fase difensiva. Attenzione al Porto, bravissimo Hansen che recupera palla. Voglio il gol, cavolo, voglio il gol, perché vorrei fare anche dei cambi. Il problema è che non posso farli adesso, perché se poi il Porto segna un gol è finita. Attenzione qui, Oristano può andare davanti alla porta, uno contro uno, sei con il mancino, il piede buono, fa il piatto e rete, 3-0, sì, 3-0, mamma mia, 3-0, capo tecnico, segna Oristano, il 10, il fenomeno, il fantasista di questa formazione. Adesso noi possiamo approfittare, possiamo fare dei cambi, togliamo i centrocampisti che sono quelli più stanchi, fuori Nunes, dentro Saric, fuori anche Coppola, dentro Aquilina, fuori Hansen, dentro Black Moon, e lì davanti posso togliere Yıldız e mettere Ibrahim. 5 cambi effettuati, anche perché intanto 7 gol in 9 partite per Oristano in Europa League, un mostro, a quel tridente che abbiamo fa letteralmente paura. Comunque, partita terminata, cambi effettuati, capo tecnico raggiunto, possiamo andare direttamente al risultato, finisce 2-0, segna anche Victor Barberà, il totale 4-0, disintegrato il Porto. Molto bene, adesso sono anche curioso di vedere la nostra avversaria, perché c'è il PSG, purtroppo c'è il PSG in Europa League che potrebbe essere forse il nostro unico vero avversario. Per quanto riguarda il programma, possiamo fare un programma equilibrato, lo applichiamo a tutti quanti gli elementi della squadra, in teoria tutti dovrebbero recuperare. Adesso guardiamo anche la classifica, prima però voglio vedere chi abbiamo beccato in semifinale. Lo sapevo, mannaggia la vacca, lo sapevo. Sarà praticamente una finale ragazzi, è come se fosse una finale qui. Allora, voglio vedere un attimo, prima di vedere la classifica, non la guardo neanche, voglio un attimo vedere dall'altro lato chi c'è. Siviglia-Ren, anche il Siviglia è tosta, ovviamente non come il PSG, ma è tosta anche il Siviglia in un'ipotetica finale Palermo-Siviglia, con il Siviglia che sono praticamente degli specialisti di questa competizione. Va bene, per quanto riguarda invece la classifica, 76-69, abbiamo 7 punti di distacco, siamo in vantaggio anche negli scontri diretti, quindi è come se avessimo 8 punti di distacco sulla seconda. Adesso c'è l'Inter, una partita complicatissima, la squadra ha recuperato, e allora signori andiamo dentro per la terza partita di questo video contro l'Inter, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Andiamo, tutto pronto, ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo, Palermo-Inter si parte. Se vinciamo questa partita mettiamo praticamente un piede e mezzo sul campionato. Lautaro Martinez, tocco per Morata che potrebbe calciare, lo fa, ma c'è la parata di Sebastiano, il primo squillo è dell'Inter. Marco, Lautaro, e c'è ancora la parata di Sebastiano al 22esimo. Morata, tocco per Bove, sinistro, pallone fuori, mamma mia signori, è un Inter che sta spingendo tanto, Barberà, larga dall'altro lato, occhio perché sono messi male, Yıldız di prima dentro è perfetto per Nunes che può andare davanti alla porta, uno contro uno, può anche metterla dentro, però non c'è nessuno, sinistro, super parato, aspettato troppo, dentro, ok, sinistro, rete, tutto buono, gol di Oristano, l'ex che segna e non esulta per rispetto. Mamma mia raga, qui mi prendo dei meriti perché sono stato freddo, sono stato veramente freddo come un pinguino, perché potevo calciare qui con questo giocatore, non ho calciato perché ho visto Oristano che era messo bene e quindi con Felix ho fatto il passaggio, e quindi sono stato abbastanza freddo da riuscire lì in una frazione di secondo a vedere il posizionamento giusto, migliore del nostro Oristano e a dargli la palla. 1-0, una partita che non stiamo giocando benissimo, 3-2, questa è stata la prima vera occasione che siamo riusciti a costruire, ma ormai siamo dei professionisti e quindi ci basta un tiro per segnare. Sané, attenzione perché anche loro sono dei professionisti. Morata destro, super parata di Sebastiano al 49esimo. Bove, cross,
Oddio mio, Sebastiano, sei un pazzo. Ma cioè, che oggi Sebastiano fa delle uscite un po' particolari. Goresca, adesso tiro ribattuta, attenzione qua, perché c'è, cioè, che cosa è successo? Fallo di mano, sì, fallo di mano. Non ho capito nulla, però ho visto effettivamente davvero il fallo di mano di Sané. Vove, ancora l'Inter che insiste con Bruno Fernandes destro e c'è ancora la parata di Sebastiano. Mamma mia, non so neanche io come cavolo stiamo facendo a vincere questa partita. Di Marco, ancora l'Inter che insiste, piano qui, tocco per la Toro che potrebbe calciare, cerchiamo di murare tutto. Occhio, spara la porta, Bruno Fernandes, carico per Bove, l'ex che si gira, ma c'è ovviamente la nostra super difesa che ferma tutto e possiamo andare in contropiede con Felix che allarga dall'altro lato. Male però, mamma mia ragazzi, che brutta partita. Recuperiamo subito palla, tocco per Barbera che deve guardare Oristanio dentro, il tocco è buono, Oristanio rientra sul sinistro, prova il cross sul secondo palo, niente. Mamma mia ragazzi, che partita brutta, che partita brutta, non mi è riuscito nulla. Però uno di recupero, l'arbitro fischia alla fine, vinciamo 1-0 senza neanche sapere come, una delle partite più brutte della stagione. Però come dico sempre io, quando è che si arriva a vincere il campionato? Quando si è capaci di portare a casa anche partite, soprattutto contro le big, in cui non si gioca bene, perché alla fine sono questi i punti che fanno la differenza, come la partita fatta, se non erro, nel Lio di ieri contro la Cremonese. Sono tutti i punti che, se messi insieme, fanno la differenza, ed è quello che sta accadendo adesso. Prossima partita di nuovo contro l'Inter in Coppa Italia, possiamo fare un programma equilibrato, lo possiamo applicare a tutti gli elementi della squadra, tranne Raskin che si becca tutto sull'energia e anche Coppola tutto sull'energia. Guardiamo anche rapidamente la classifica del nostro campionato, perché ormai ci siamo ragazzi, 79-72, 7 punti di distacco, ma sono 8 se contiamo anche il punto addizionale, diciamo, della differenza reti barra scontri diretti. La squadra è questa: 88 di forma fisica, 85 di lucidità, semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Andiamo signori, perché io voglio tutto, non voglio lasciare indietro nessuna competizione, andiamo quindi a prenderci questa finale. Tutto pronto, ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo. Palermo-Inter si parte dopo l'1-1 di San Siro. Tanto possesso palla dell'Inter in questo inizio con Morata che si gira, ok bravissimo, Buttaro che recupera palla però la perde, attenzione a Bove, l'ex che potrebbe calciare, tocco per la Toro destro, super parata di Sebastiano. Mamma mia, mi sembra praticamente il continuo della partita che abbiamo giocato 20 secondi fa, ovvero un Inter che fa la gara e noi che purtroppo facciamo fatica. Attenzione a questo contropiede però, perché c'è Nunes che appoggia la grande per Barbera che deve guardare di nuovo Nunes, però ok, bravissimi tutti. Nunes può andare davanti alla porta, non ce la fa perché c'è Bastoni, si gira dentro, tocco buono, Oristanio non ce la fa Oristanio a servire Felix. Mamma mia, quanta fatica. Il problema è che qui stiamo pareggiando, di conseguenza abbiamo bisogno di un gol, anzi in realtà no, perché dovrebbe esserci di nuovo la regola dei gol in trasferta, ancora la regola, anzi non di nuovo, dei gol in trasferta. Bravissimo il martello che recupera palla, quindi in teoria sullo 0-0 dovremmo andare noi avanti, in teoria, non lo so. Barbera larga dall'altro lato, è perfetta, non lo è. Pronto, tocco per la Toro Martinez che può spingere, la Toro Martinez dentro, basta, attenzione destro, super Sebastiano, mamma mia, qui è grandissimo errore anche di Morata, va tutta la porta libera, tutto lo specchio, ha tirato praticamente quasi centrale, attenzione qui di testa, bravissimo, anzi la palla resta lì, tiro ancora ribattuto, occhio perché concediamo un altro corner a una super Inter. Felix diventa buona per Nunes, l'Inter pressa ed è messa veramente benissimo in campo. Coppola, tocco per Ildiz, 1-2 con Coppola, è perfetto, attenzione perché Coppola può andare davanti alla porta, dentro, passa, poi tiro di prima con la punta e Samba in qualche modo la manda in corner. In realtà non volevo neanche darla a Ildiz, però vabbè, lo stesso, di testa non ci arriva nessuno, sarà ancora calcio d'angolo per noi, intanto dentro Bruno Fernandes per l'Inter, gioca le carte pesanti Inzaghi, di testa c'è ancora la super parata di Samba, leggermente meglio in questi ultimi 5-10 minuti, stiamo spingendo anche noi, colpo di testa, non ci arriva nessuno, poi Bruno Fernandes appena entrato, retropassaggio, mamma mia come rischiano, noi rischiamo sempre con i retropassaggi e la costruzione dal basso, ma anche loro non scherzano, mamma mia, peccato che noi siamo dei prosciutti e non riusciamo a recuperare mai la palla. 60esimo, ora tocca all'Inter, una bella partita però, e anche se siamo 0-0, Gnonto potrebbe andare dentro, invece no, torna indietro da Bruno Fernandes, tocco buono per il centrocampista Morata, attenzione destro, 1-0 in, grande gol di Alvaro Morata, che poi esulta con questa posa strana. Allora, cambi signori, perché così ovviamente non andiamo in finale, e sarebbe un peccato. Tolgo Coppola e ci butto Ibrahim, che può giocare anche sull'esterno. Ibrahim è un giocatore importante che ha fatto comunque la differenza quando è stato schierato in questa posizione. Vediamo se adesso ci dà una mano in più, una spinta in più su quella fascia, su quel lato. Martello diventa buona per Sunusi, eccolo qui appena entrato, eccolo là, eccolo
Eccolo lì. Mamma mia, ragazzi. La grandissima spinta che doveva darci. Attenzione qua, perché c'è Gnonto. Colpo di tacco, bravissimo. Il martello che recupera senza fare attenzione, perché possiamo uscire alla grande. Ok, bisogna puntare sul contropiede. Barbera, la gatta l'ha trovato veloce. Barbera, ti prego, Barbera. E dai, stavo premendo il triangolo, però non è riuscito a fare il filtrante in tempo. L'Inter comunque, nonostante il vantaggio, sembra abbastanza sbilanciata. Se solo riuscissimo a recuperare palla, ora però diventa difficile, anche frustrante. Bravissimi qui. Poi attenzione, c'è un fallo. L'arbitro ha fischiato. Il problema però è che fischiando ha dato l'opportunità all'Inter di riposizionarsi, il che è un problema, perché l'Inter è messa veramente bene in campo oggi. Anzi, attenzione qui, perché siamo riusciti ad uscire bene. Tocco per Barbera. No, ancora attenzione qui, filtrante per Sunusi. Dentro basta Sunusi, sbaglia un altro tocco. Ripeto, c'è troppa differenza tra i titolari e le riserve. Troppo. L'anno prossimo mi sa che faremo il calciomercato solo per migliorare la panchina. Anche perché secondo me a livello di titolari ci siamo alla grande. Gnonto, tocco dentro per Lautaro Martinez, dentro per Morata, che ha la raga dall'altro lato, per Gnonto che potrebbe corsarla. Dentro Lautaro, bravissimo Sebastiano, per la palla resta lì. Ok, bravo Sebastiano, mancano 5 minuti alla fine. Felix allarga dall'altro lato, buon tocco per Oristano, dentro passa, è perfetta per Ildiz che allarga dall'altro lato. C'è solo Ibrahim, quindi deve andare lui. Ibrahim, fittane dentro, è buona per Barbera davanti alla porta. Barbera apre il piatto e segna. Renzo Barbera segna Victor. Barbera 1-1, il totale è 2-2, e quindi la partita non è finita, saranno tempi supplementari. Mamma mia, signori, mamma mia. Gol arrivato all'ultimo secondo, attenzione perché l'arbitro da 2 di recupero. Stiamo attenti qui perché siamo messi leggermente male. Non mi fido del gol, non mi fido dell'Inter. Sono 5 gol in 4 partite comunque per il nostro Victor in Coppa Italia. Bruno Fernandes potrebbe tentare un filtrante, vanno indietro e quindi l'arbitro fischia la fine della partita, saranno tempi supplementari. Allora, potremmo coprirci anche un pochettino, c'è Felix che è molto molto stanco, potrebbe andare fuori. Il problema, ragazzi, ripeto, è che le riserve sono scarse, potremmo sulla sinistra puntare, non lo so, vabbè, ormai restiamo così, ragazzi. C'è Buttaro che può fare anche il terzino, e Blackmon non mi è piaciuto. Facciamo così, ragazzi, mi gioco questa mossa un po' così a solo piteca, perché giocare 30 minuti senza un terzino sinistro è rischioso. Mettiamo la SA, così un po' di spinta comunque ce la dà. Però 30 minuti con questa Inter in quelle condizioni erano praticamente impossibili. E alla fine poi Sunusi, che è entrato, ha fatto l'assist alla fine, quindi vabbè, dai, ha giocato 5 minuti, ha giocato, però ha sbagliato 8 palloni. Però l'ultimo l'ha fatto bene, almeno questo, la soddisfazione della famiglia. Ove, attenzione qui all'Inter con l'ex Mene, letteralmente umiliato da Hansen. Possiamo andare in contropiede con Oristano che prova l'accelerata. Ce la fai Oristano, anche se sei stanco comunque, sei molto 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 veloce, più degli altri. Cross dentro e buona, attenzione, in testa non ci arriva nessuno, rimettila dentro. Ok, buona Barbera, stiamo giocando a pallavolo, stiamo giocando per lontana via Pavard, tutto di testa, tutto al volo, ok, la palla è nostra. Felix, tocco per Nunes, cerchiamo di ragionare un pochettino. Uno di recupero però, mi devo sbrigare a fare l'azione. Anzi, tocco per Nunes che se la mette sul destro, può volare Nunes davanti alla porta. Nunes destro secco, rete, palo rete, grandissimo gol, grandissima azione, segna Nunes all'ultimo secondo del primo tempo supplementare. Grande azione, cavolo, grande azione. Per questo motivo che non ho fatto i cambi a centrocampo, perché ha preso il volo il giocatore dell'Inter, perché nonostante la stanchezza comunque Nunes, Raskin e Felix sono dei giocatori eccezionali. Abbiamo bisogno sì di un cambio, perché comunque sì, loro sono forti, ma se avessimo in panchina un giocatore di 80, 81, 82, sarebbe un po' uno spreco. Però ormai arrivati a questo punto della carriera, l'obiettivo è quello di vincere la Champions League nella prossima stagione, e ovviamente una squadra che lotta per vincere la Champions League in panchina ce l'ha l'82, l'83, no? Basti pensare alla panchina del Manchester City o alla panchina del Real Madrid. Barbera, attenzione qui, vinciamo 47 rimpalli, forse è fuori gioco. Il destro se correte, non è fuori gioco, è 3-1 Palermo, segna Ildiz. Mamma mia, signori, mamma mia, la partita adesso si è indirizzata. Complimenti all'Inter perché hanno giocato veramente bene, nei tempi supplementari no, ma nei 90 minuti anche in campionato. Primo gol in Coppa Italia per Ildiz, ti sei sbloccato Ildiz, c'era questa maledizione della Coppa e non ci ha detto niente. Uno di recupero e l'arbitro fischia la fine della partita al 121esimo minuto. L'arbitro dice che va bene così, in finale ci va il Palermo. Bene, sono contento, sono molto contento. E attenzione perché il Milan vince per i gol in trasferta. Sì, quindi confermo quello che ho detto durante la partita. Purtroppo su questo gioco c'è ancora la regola dei gol in trasferta, quindi con lo 0-0 saremmo andati avanti noi. Però vabbè, ricordiamoci questa cosa per le coppe future. La prossima partita sarà contro la Fiorentina. Loro sono all'ottavo posto, noi siamo al primo.
poi impostiamo subito il programma di allenamento. Cavolo, qui bisogna stare attenti al programma, e facciamo specifico su energia. Però purtroppo, avendo giocato la bellezza di 120 minuti, tanti giocatori purtroppo non hanno recuperato. Io provo a mettere tutto su energia ai giocatori che hanno il fulmine rosso, però la vedo veramente dura. Vediamo, solo 2 giorni di pausa, poi c'è il PSG. La squadra, dai, va bene, dai, pensavo peggio, caliamo un po' a livello di lucidità, 79, però va bene così. Questa qui è la classifica, signori, 79-72, abbiamo praticamente vinto il campionato. Mancano 4 partite, ci serve una vittoria su 4, la finale sarà contro il Milan ovviamente. Ci serve solo una vittoria, praticamente, cioè per perderlo dobbiamo perdere tutte le partite e la Roma deve vincerle tutte. Abbiamo praticamente il campionato in saccoccia. Se non è contro la Fiorentina è contro il Torino, se non è contro il Torino è contro l'Atalanta, ma praticamente ce l'abbiamo fatta. Adesso concentriamoci su questa doppia sfida con il PSG e sulla finale di Coppa Italia contro il Milan. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Domani super video, ragazzi, super video, perché giocheremo 2 partite con il PSG e poi giocheremo con la Fiorentina, sperando di chiudere già adesso il conto. E se chiudiamo il conto con la Fiorentina, poi col Torino possiamo skippare, così come con l'Atalanta e con il Bologna, andare direttamente già domani a giocare la finale di Coppa Italia contro il Milan. Qui dal Palermo è tutto, ci vediamo domani. Video importantissimo, importantissimo. Siateci, qui dal Palermo è tutto. Bella.